Ciao a tutti, un saluto a tutto il Festival delle Scoperte e grazie per questo piccolo contributo che mi avete chiesto di fare, dato che avremmo dovuto essere insieme proprio qualche giorno fa. Allora, la scoperta, se devo raccontare una scoperta personale importante, beh, sicuramente legata al mio percorso, lavorativo personale, nel senso che io ho dedicato tanti anni allo studio universitario, alla filosofia, alla storia della scienza, agli studi ambientali, all'ecologia e poi ad un certo punto il mio percorso ha subito quello che sembra un netto e radicale cambiamento perché ho preso un diploma di recitazione in un'accademia teatrale e il teatro è diventata la mia professione. Quindi tutti quanti mi guardavano in maniera un po' strana perché sembrava che avessi dentro uno strappo, diciamo, un salto molto forte, molto netto e che avessi dedicato tanto tempo a due strade che non avevano niente a che fare l'una con l'altra. In realtà la grande scoperta, che però è una scoperta che devo riscoprire continuamente, ogni giorno me la devo ricordare, è che queste due anime, questi due percorsi hanno in realtà tantissimo in comune e se legate, intrecciate insieme, riescono a darmi molta forza perché si possono nutrire a vicenda tutto quello che io ho studiato in tanti anni di università può nutrire il mio lavoro in teatro e il teatro si è rivelato uno strumento molto utile e positivo per dare voce a quello che la filosofia mi aveva permesso di conoscere, di scoprire. Questo perché me lo devo ricordare, lo devo scoprire continuamente? Perché purtroppo viviamo in un mondo in cui dobbiamo continuamente definirci in maniera precisa, iperspecializzata, chiarire agli altri qual è la nostra natura, tutto quello che ha dentro dell'eterogeneità sembra incompatibile, sembra difficile da contenere. In realtà, se si riescono ad intrecciare anime diverse, con fatica possono darsi forza, possono essere un punto di grande forza piuttosto che un punto di debolezza e qualcosa di necessariamente contraddittorio. Poi il tempo, allora, il tempo nelle mie ricerche, nel mio lavoro è qualcosa di molto particolare, nel senso che nel teatro, nella recitazione, così come poi in realtà nello studio filosofico, il risultato, cioè quello che si vede davanti a una telecamera o su un palcoscenico, non è altro che un artificialissimo condensato di anni di studio e preparazione, cioè dietro a una battuta che sembra la cosa più spontanea, e sottolineo il sembra, veritiero, proprio naturale del mondo, ci sono anni di studio dell'utilizzo della voce, studio di come muovere il proprio corpo, come interpretare un personaggio, come analizzare un testo, quindi viene condensato in un momento rapidissimo quello che è un percorso molto lungo e impegnativo, che in realtà si rivela anche qualcosa di molto difficile per noi da accettare, ma d'altra parte è forse l'altra faccia della medaglia, una delle cose più belle del nostro mestiere, perché poi ci permette di mettere una fintissima naturalezza in qualche secondo, qualche ora di spettacolo. La passione, beh, allora, in questo tempo così strano, in cui abbiamo apparentemente molto molto tempo a disposizione, non lo definirei libero perché non è libero da pensieri, da emozioni molto particolari, molto complicate, però abbiamo tempo a disposizione. Io, anche se chiaramente è molto difficile essere concentrati, anche parlando con tanti colleghi, è un tempo strano questo da utilizzare, però vedo che le passioni che tornano a galla poi sono quelle, lo studio, anche
filosofico di tanti materiali che ho lasciato indietro, la lettura di testi teatrali, comunque la lettura anche di storie. Il mio lavoro si nutre di storie, quindi quando io non le posso raccontare, leggo, ascolto e provo ad assorbire molto volentieri le storie degli altri, in modo che poi dentro si mescolino in qualche modo. E quindi la passione in realtà è anche molto legata a quello che faccio. A volte questo ha i suoi pro e contro, però la passione è quella lì. Allora, come sono arrivata a raccontare la bioetica? Appunto, proprio dal tentativo di intrecciare quelle che sono le mie due anime, in particolare poi lo spettacolo La parola ai giurati, che doveva essere parte del Festival delle Scoperte, nasce da una lunga collaborazione con Bologna Medicina, che è il Festival della Scienza Medica di Bologna, con cui io appunto collaboro tanti anni. In un'edizione in particolare, la mia coordinatrice Cristina Francucci mi ha proposto di utilizzare il teatro, il mio lavoro teatrale, per raccontare agli studenti delle scuole superiori una vicenda dal carattere bioetico, che in realtà all'epoca aveva molto a che fare con alcune storie che si leggevano quotidianamente sui giornali, nella cronaca. Quindi, quando si parla di bioetica, che sembra spesso che stiamo parlando di chissà che cosa di astratto e distante dalla realtà, nello spettacolo La parola ai giurati si mostra come qualcosa di assolutamente frequente, purtroppo, questa è una storia anche un po' complessa, frequente nella vita quotidiana. E da qui torniamo appunto al teatro come strumento per raccontare e avvicinare le persone alle storie e riflettere sulle storie che vengono raccontate. Ultima domanda, se potessi scegliere quale commedia e che personaggio vorrei essere, allora sicuramente un personaggio di Chekhov. Io quando non racconto storie legate alla scienza mi dedico molto al teatro comico, quindi in realtà non ho mai avuto l'opportunità di portare in scena un personaggio di Chekhov, se non per studio, e questo è il mio sogno. Probabilmente sceglierei Olga delle Tre Sorelle, o l'Arcadina fra qualche anno, perché sono ancora un po' giovanetta per fortuna per l'Arcadina, ma ci siamo quasi. Perché Chekhov? Perché tra i classici è quello che ha la maggiore capacità di tenere insieme il dramma della vita e l'ironia incredibile che anche nelle situazioni più drammatiche c'è sempre. Quindi la sua genialità è quella di infilare comicità anche laddove la vita è difficile e pone tante, tante, tante difficoltà. Grazie, ciao.